La rassegna stampa è offerta da... Mercoledì 5 marzo, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'interno della nostra rassegna stampa. Apertura dedicata alla politica. Nuovo patto tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Stavolta c'è l'accordo sulla legge elettorale. L'Italicum però varrà solo per quanto riguarda la Camera dei Deputati. Ieri intanto primo viaggio all'estero per Matteo Renzi che da Tunisi ricorda la volontà, la possibilità di abolizione del Senato. Tutto questo e altro all'interno della nostra rassegna stampa. Vediamo. Iniziamo con il quotidiano nazionale romano Il Messaggero, riforma solo per la Camera, legge elettorale, nuovo patto tra Renzi e Berlusconi, Palazzo Chigi, tanto aboliremo il Senato. Il Premier per il cambiamento serve un anno. Il retroscena Matteo e la follia al nido del cuculo è il film preferito. Ancora politica, Tasi, retromarcia sulla Chiesa, non pagano gli edifici di culto, come per l'IMU, tassati gli immobili a uso commerciale. Il decreto salva Roma, capitale sotto esame per ricevere i soldi dei cortei. Cronaca internazionale, Kerry, la Russia cerca scuse per attaccare. Putin richiama le sue truppe, Obama un miliardo per Kiev. Passiamo alla pagina regionale con la Gazzetta del Mezzogiorno. Il blitz, droga all'ombra della SCU, maxi blitz con 29 arresti e sullo sfondo spuntano i recenti attentati a Lecce. La Puglia, la regione dei sindaci più amati, trionfano Emiliano a Bari e Perrone a Lecce, tutti e due fanno affidamento sul leale rapporto con la gente. La Gazzetta di Lecce, droga, 29 arresti, una fitta rete di spaccio all'ombra della Sacra Corona Unita. Dopo una lunga serie di accertamenti, la Guardia di Finanza stringe il cerchio intorno ad una radicata organizzazione criminale che agiva nel Salento. Lecce Filobus a giorni, il servizio sarà riattivato. Porto Cesareo, custodia al museo indagati, sindaco e tre assessori. Racale, una interdittiva antimafia per i re del slot. Nardò, cronaca, rapinatori in farmacia, caos e paura. Lecce e Perrone, il sindaco più amato. L'evento, premier, allacciate le cinture di Ospetec, un red carpet stellare da Smutniak ad Arca. Nuovo quotidiano di Puglia, mogli, amanti e droga, 29 arresti, decimato il clan dei leccesi, solo 3 in fuga, ruoli di primo piano alle donne. Cocaina, eroina e marijuana dalla Spagna e dall'Albania, all'alba il blitz della Guardia di Finanza. Taglio centrale, la falesia crolla, stoppa le auto, nuovi cedimenti, torna l'allarme a San Foca, divieto anche per i pedoni. L'anteprima di allacciate le cinture, pubblico commosso e festa per Ospetec. L'anteprima, Lecce set ideale, Ospetec e gli attori pronti a ritornare, Cascia, il mio, un ruolo raro nel cinema di oggi. Gli eventi, Pienone al Multisala Massimo, red carpet di allacciate le cinture e poi la festa esclusiva al castello. L'intervista, Ferzan, mi sento a casa mia, qui girerei altri 20 film, il regista racconto l'amore e le ferite causate dal tempo. Pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia, Confindustria al ministro, dateci lo scalo merci. Gli imprenditori scrivono a Roma, pronti alla gestione per uscire insieme dalla crisi. Isolati per colpa di FS, lettera a lupi, c'è una cordata. Il blitz antidroga, fiumi di cocaina, ha decapitato il gruppo dei leccesi, 29 arresti, retata all'alba, rifornimenti dalla Spagna alla 167. Mogli, suocere e amanti, affari in mano alle donne, messaggi ed sms, le nuove alleanze, nelle gerarchie familiari e Vadacca regalò all'amica un anello da 25.000 euro. L'intervista il procuratore Cataldo Motta, attenti ai traffici nel canale Salento e Albania, unico territorio. Il blitz antidroga gambizzato dal rivale ora farà la stessa fine, Davide Vadacca ferito alla stazione di carburante, poi le minacce a Simone Corrado e Carlo Sariconi. L'escalation, un anno di agguati e sparatori e notti di paura, due fazioni divise. Caro boss, ecco gli infami, Vadacca non versa i soldi, i segreti svelati nella lettera di Greco per Nisi. L'allarme della DNA, i sindaci, vittime della SCU, anche se operiamo bene, i dati del rapporto tra mafia e politica, parlano gli amministratori salentini. La paralisi della giustizia, SOS per i giudici di pace, ministro non chiuda le sedi, Capone scrive Orlando, palese, territorio, penalizzato. I nodi del comune, Filobus, SGM all'attacco, i consiglieri tacciano, richiuto, autisti informatori, meglio che lavorino, Salvemini, noi siamo, non siamo suoi dipendenti.
Il caso Scuola Mai Finita, appello a Renzi, la struttura abbandonata da 12 anni, segnalata al Premier, una lettera di Cobas Scuola in via San Pietro, inno al degrado. Lecce capitale dell'olio, il gran galà dell'extravergine d'eccellenza. Da venerdì a domenica le officine Cantelmo ospiteranno i migliori 300 oli di tutta Italia. Concludiamo infine con la pagina sportiva. Lerda cambia il Lecce per l'assalto alla vetta. Il tecnico torna al modulo 3-5-2, coppia d'attacco Beretta-Miccoli. Termina qui anche oggi la nostra rassegna stampa. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordiamo a breve l'appuntamento con TG News 24. Arrivederci. La rassegna stampa è stata offerta da...